Ciao a tutti! Oggi vediamo il mio quaderno di italiano, didattica marzo-maggio. Cominciamo con il concetto di singolare e plurale. Qui al plurale abbiamo evidenziato i suoni duri di k e g. La lettera H, chi, che. Con la trasformazione di questo testo in corsivo. Delle schede per ripassare i suoni dolci e duri di K e G. Eccole qui. Trasformati in corsivo sempre. Il 15 marzo siamo stati bloccati dalla pandemia. Inizia la nostra DAD, ma ho proposto ai bambini un'attività divertentissima. Cosa c'è nel mio sacchetto? E dal mio sacchetto estraevo questi nomi: un bicchiere, un righello, una ghirlanda, degli occhiali e così via. E i bambini dovevano scrivere i nomi nei due caratteri. Sempre suoni duri e dolci, con l'H che trasforma i suoni dolci in suoni duri. E qui autodettato, io ho proposto delle immagini, loro dovevano scrivere il nome. Scrittura spontanea. Continuiamo con le frasi con H. Qui abbiamo fatto l'H di possedere e ho approfittato per fare il primo testo descrittivo. Sempre frasi con l'H e poi finalmente inizia la primavera con la bellissima filastrocca di Gianni Rodari che hanno imparato a memoria. Sempre esercizio con l'H di possedere. È primavera quando gli alberi hanno i fiori, quando non ho i guanti, quando non ho più la sciarpa, quando non ho più il cappotto, quando ho vestiti leggeri, quando ho caldo e non ho più freddo, quando i prati hanno tanti fiori e quando gli animali non hanno più sonno e quindi si risvegliano dal letargo. Ma l'H è anche tante esclamazioni. Ah, oh, e là, ahimè. È sempre in DAD un bell'acrostico di primavera, fatto insieme. Come poesia di Pasqua mi sono sempre affidata a Gianni Rodari con la sua Dall'uovo di Pasqua. E qui alla ricerca di suoni dolci e duri. Esercizio svolto in DAD, dove ho chiesto ai bambini di andare a recuperare un oggetto che avesse un suono dolce o un suono duro di K. E poi il bambino l'ha mostrato e noi li abbiamo scritti. Ecco, questa è tutta la prima D. Qui una lettura con scasco scu, dove dovevano riconoscere i suoni, e finalmente il 30 marzo scasco scu. Questi sono suoni duri, mentre sce sci sono suoni dolci. Quindi quando la sc incontra cacco cu forma un suono duro, quando la sc incontra la e la i forma un suono dolce. Ma basta la magia della fatina H che i suoni dolci scesci si trasformano in suoni duri sche e schi. Sche come scheletro, schema,
Mosche, schermo e maschere. Schi come boschi, schivare, caschi, schiena e schizzo. Ma anche la magica I trasforma i suoni duri ska, sko, sku in sha, sho, shu. Sha di sciarpa, sho di guscio e shu di prosciutto. Ed ecco un po' di parole veramente difficili con sha, sho, shu. E qui abbiamo arricchito davvero tanto il nostro vocabolario. Ecco tante esercitazioni su questo suono. Abbiamo anche accennato alle parole di scienza e coscienza e tutti i derivati. Scienza, scienze, scienziato, scientifico, scientificamente, ma anche fantascienza, fantascientifico. Oppure coscienza, coscienzioso, cosciente, incosciente, incoscientemente. Un dettato. Esercitazione su sce e sci. E qui un po' di verifiche sulle competenze. Quello che so fare. Da soli hanno dovuto scrivere tutti gli oggetti che iniziavano per k e per g. Questi sono dei cruciverba molto molto carini e ci siamo divertiti a farli insieme. Un altro dettato. E il 14 aprile riceviamo un invito particolare. Il matrimonio del signor Q e la signorina U, che si sposano per non lasciarsi mai più. Una simpatica filastrocca e poi da questo matrimonio nascono qua, que, qui e qua. Quindi prima la Q, poi la U, poi la vocale che vuoi tu. Nomi con Q. E qui l'eccezione della doppia Q. C'è solo una parola al mondo che si scrive con doppia Q ed è soqquadro, che significa disordine. Ecco qua il disordine. Abbiamo letto Guizzino, questo bellissimo albo illustrato che vi mostro qui, che parla dell'importanza di essere amici. Insieme è meglio. Insieme siamo più forti. Infatti, per sconfiggere i pescioni dell'oceano, ecco che Guizzino ha questa idea che noi abbiamo riportato sul nostro quaderno. Questi siamo tutti noi e l'occhio è il faro, cioè la maestra. Qui abbiamo anche inventato una filastrocca che poi abbiamo dettato. Un cruciverba con Q. E qui Q o Q? Il suono Q e Q è identico. E quindi come facciamo a riconoscerlo? È molto semplice. Se dopo la Q c'è una vocale, allora ci va la Q. Se dopo la Q c'è una consonante, allora ci andrà la Q. Però non è sempre così. Vediamo un po'. E grazie al Lapbook il nostro apprendimento si è fatto divertente.
Non sempre la regola segue la regola. Infatti ci sono le parole capricciose. Le abbiamo imparate grazie alla filastrocca di Gianni Rodari. Conosci la tribù degli indiani Cucù? C'è l'indiano Cuore che raccoglie le more. C'è Cuoio, un indianone che fa lo stregone. C'è Scuola, l'indiana che fila la lana. C'è l'indiano Cuoco che accende un bel fuoco. Conosci la tribù degli indiani Cucù? Se li scrivi con la Q, ride tutta la tribù! Ed ecco le nostre parole capricciose con Q capricciose. Cuore, ma anche per cuotere, scuotere. Ebbene, dopo aver lavorato all'appbook, abbiamo le idee più chiare e quindi facciamo un dettato di verifica. Poi abbiamo visto l'unica parola che si scrive con K, K, U. Ed è taccuino. La giornata della terra. Lettura e comprensione con riordino e illustrazione e didascalie delle frasi scritte in autonomia e degli indovinelli con la famiglia Acqua. Qui una bellissima filastrocca della famiglia Acqua. Lunga, ma comunque molto molto bella. E poi finalmente il gruppo Gli, le avventure di Giulio Coniglio. Dettati di verifica non possono mai mancare, con autocorrezione alla lavagna. E poi un cruciverba con Gli. Attenzione, lì è un suono dolce, ma ci sono alcune paroline che sono dure. Glutine, glicerina, negligente, glicine. E qui alcune frasi, perché sono paroline molto difficili, non propriamente adatte a un lessico di un bambino di 6 anni. Ecco un altro libro letto, come in un giardino. Stare fuori dal coro non vuol dire essere stonati. E quindi anche se i fiori sono tutti diversi, è bello proprio così. Dettato. Scrittura spontanea. Qui un esercizio preso dal sito della maestra Mary. Ecco gli gnomi gna gne gni gnognu nelle loro casette. E qui i bambini della prima D, guidati dalla maestra, hanno inventato una nuova filastrocca. Sempre facendo molta attenzione alle rime. Arriviamo al 6 maggio con questo dettato di verifica. Ciao a tutti! Adesso vediamo qualche lavoro che abbiamo appeso alle nostre pareti. Ciao!